Ogni cassaforte è diversa dalle altre. Ci sono quelle con le sbarre a crociera, quelle triangolari e quelle circolari. La chiusura è tutta tenuta, senza fessure. Uè, e che fai, mangi? Un po' di attenzione, no? Mangerai dopo, durante l'intervallo. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite, il sistema che usava il famoso Fu Chi Minh. Fu Chi Minh? Chi è un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Chi Minh è il cognome, no? Poveracci, salto in aria con tutta la cassaforte. Quindi è un sistema che io escludo al priore. Intesi? E adesso passiamo appresso. Dunque... Oh, povero me, le madame. Eccomi, brigadiere. Mascalzoni, barabutti. Se ne acchiappo qualcuno lo faccio nero. Ragazzacci, a rischio di mamma di un accidente. Mi sembrava strano, è passato ieri. Allora, attenzione. Molte casseforti hanno tre o quattro serrature. Una però è quella che conta. E come si fa a capirlo? E come si fa? Trapano, buchetto e cannello. Si riempie la cassaforte d'acqua. Acqua? Dalla serratura che... Acqua. Dalla serratura che esce il liquido acquatico. Diciamo così, quella è la buona. Ma è un sistema pratico? No. Oh, ragazzi, mettiamoci bene in testa che con le casseforti non c'è mai niente di sicuro. Uno solo è il mezzo sicurissimo. La sega circolare. Ed ora passiamo ad un esempio pratico con una cassaforte da esercitazioni. Eccoci qui. Vedete questi buchi? Questi sono tutti i tempi che ho preso io, che ho preso me. Attenzione. Sistema Fu Chi Minh. Dinamite. Osservate la perfezione e il diametro di questo orifizio qui. Un'ora e 15. Al tempo, sega corrente industriale, 50 kg di ingombro. Addio. No, non ne parliamo nemmeno. E allora, guardate quest'altro pertuso. Sega tedesca Volkmut a mano. Con un po' di buona volontà, ci si può stare dentro nelle 3 ore. Ce l'avete voi 3 ore disponibili? Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo. I negozi, gli orari, tutto scientifico. Però 3 ore pulite ci dovrebbero essere. E adesso procediamo all'applicazione in corpore vili. Tu, pigli il buccichetto dell'olio e lubrifica. Che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta. Ah, io in questi affari tecnici non ci vorrei... Conte Cruciani! Controllo! Sti ragazzacci, ma... Se ne acchiappo qualcuno lo gonfio. Sei pronto? Dai. Siamo pronti? 5:35. Sì, e allora di lato, Papà, c'è stato il brigadiere! Oddio, sono rovinato! Nascondi la cassaforte! Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani! Dove sei? Ehi, ragazzi! E che si fa? Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.